Ciao Gabriele. Ciao Luigi. Buongiorno. E lui non è ex fotografo, però è un diciamo utente del prodotto Fuji, in particolare tu li prendi di là. Intanto Gabriele Orlini, cioè io lo stimo veramente tantissimo come il fotografo che fotografo anche di futuro, perché il suo modo di fotografare e affrontare ogni argomento è veramente molto approfondito, molto preparato, e poi lui va un momento, va in luogo, appena tornato dal Bangladesh, che mi ha raccontato un po' di questo ultimo lavoro svolto, ma comunque oggi vorrei fargli parlare di X-Pro2. Allora, questa non è la sua macchina, perché no. Questa è la nostra, perché vedi che è nuova, no? Perché la mia già macchina utilizzata da Gabriele, cioè dopo un anno, diventa una bellissima strausata. Esatto, un po' come il mio volto. Beh, parlaci della bellezza. Questa è X-Pro2 con 23 mm 1.4. Sì. Io l'ho scoperta un po' per caso, nel senso che utilizzavo altre marche prima, però ne ho sentito parlare particolarmente bene della Fuji tempo fa, e quindi l'X-Pro2 sulla carta, diciamo, soddisfava quelle che erano alcune esigenze che avevo, quindi maneggevolezza, velocità, eccetera, eccetera. È una macchina che mi ha lasciato stupito, cioè nel senso che l'ho utilizzata in varie zone, quindi da zona di guerra piuttosto che reportage un poco più calmo, ecco, però in condizioni meteo anche più disparate, cioè dalla polvere alla pioggia, alla forte umidità, fango, eccetera, eccetera. Ho provato all'inizio a trattarla bene mettendoci del nastro americano per non rigarla troppo, devo essere onesto, però hai imparato da New Order Camera, che veniva svaltato a ogni singola righetta, no? Quindi in realtà la mia macchina è, io mi ci trovo molto bene, è bellissima, ma è bruttissima da un punto di vista estetico, perché è piena di scotch. Ma al di là di questo, la macchina è secondo me bellissima, cioè nel senso soddisfa perfettamente quello di cui io ho bisogno. Cioè di notte, di buio, della sì. Velocità. Sì, io non uso solo luce naturale, non uso flash, semplicemente la prima ragione che non uso flash è che non lo so usare, non ho mai avuto esigenze particolari a utilizzarlo, non ho mai Vuoi imparato. Iscriverti al corso di potrebbe essere un'idea. Flash workshop a pagamento. Però ecco, non mi piace scattare in luce naturale, e nella maggior parte delle condizioni dove io lavoro la luce naturale è proprio indispensabile. Certo. Proprio per una questione di discrezione, certo. Piuttosto che, fermo restando che io, che sono alto 1,90 m per qualche chilo, essere discreto tante volte è un po' difficile, no? come fisico. Però scattando di notte, per esempio, anche a ISO particolarmente alti, tipo 6004. A 6004 riesci a tirare fuori dei file RAW che sono, non dico privi assolutamente di rumore, però perfettamente utilizzabili. Sì, perfettamente utilizzabili, ma non soltanto su web, cioè su stampa. E ne ho la comprova, perché ne ho alcuni che veramente, quando li ho scattati, sono rimasto stupefatto. Mi piace un sacco il fatto di poter lavorare su mirino ottico e mirino ibrido, e molto velocemente anche. I tasti, io ho le mani grandi, quindi la scelta del corpo macchina per me è sempre stato importante nel valutare dove stavano i tasti, eccetera, eccetera. Le due rotelle che sono disposte una avanti e una dietro soddisfano le esigenze. È leggera. Usi anche l'impugnatura o? Sì, uso l'impugnatura. Ah, okay. Proprio perché per il discorso della mano. È enorme, sembra una compattina, sì. No, nelle tue mani. Sì, 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 esatto. No, uso l'impugnatura, mi dà un grip diciamo migliore. Per me è fondamentale nel modo in cui io lavoro,
modo in cui faccio fotografia il mirino laterale, quindi un mirino centrale, ed è stata un po' anche la ragione per cui, non la ragione ma una delle, che ho abbandonato la reflex, perché il mirino centrale nel modo in cui io mi approcciavo a quello che fotografavo era un ostacolo che mettevo tra soggetto ed io che lo andavo a rappresentare. In questo modo invece col mirino laterale tranquillamente riesco, oltre che a guardare la scena, a guardare chi è che sto fotografando e contemporaneamente guardare dal mirino, quindi l'interazione c'è. È una macchina che io la consiglio, cioè, e non essendo io un ex photographer, non ho nessuna, cioè, voglio dire, no, la consiglio perché cioè, al momento non ci trovo difetti, quelli che possono essere sono comunque difetti assolutamente accettabili che ha qualsiasi macchina. Qualsiasi macchina ha difetti. Esatto, ma certo. Sono più difetti di, che ne so, di gusto personale, che certo, difetti reali. Basta che tu impari e come va utilizzato. Assolutamente. E superiamo questi difetti, no? Sì. No, una macchina notevole. Mi ha stupito una volta e là credo che sia stata la volta in cui ho detto è la macchina che fa per me. Credo che fosse inizio estate in Iraq, sotto un elicottero che stava atterrando, mi sono ritrovato sotto per riprenderlo e a un certo punto mi sono ritrovato in mezzo alla nuvole di polvere, sassi, tutto quello che riusciva a alzare le pale. A quel punto o andavo via o rimanevo là, ma in realtà l'avrei fatto per la macchina, non per me, cioè io ero comunque in una zona di relativa sicurezza. E ho detto, vabbè dai, sono qua, ormai ci rimango, chiuso gli occhi, ho continuato a scattare, a lavorare. Ah, tu hai chiuso gli occhi? Beh, la macchina... La macchina che ha, no, cioè, occhio aperto, ma tu cioè chiuso... No, beh, sì, perché sennò diventavo cieco io. La macchina ormai era impostata, quindi di quello non è che potevo fare grandi cose di più. E quindi io ho chiuso gli occhi, la macchina è rimasta là, ho continuato a scattarne un paio. E finito diciamo il trambusto, la macchina era completamente bianca, gialla, eccetera. La lente era completamente opacizzata, però una pulita, non manco la lente rigata, quindi sono stato fortunato, ma allo stesso tempo non si è inceppata, non ha subito foto c'era. Sì. C'erano. Le foto c'erano. E questo è quello che conta anche per te. E sono andate anche dopo avanti, quindi vuol dire che la macchina continuate a lavorare serenamente. Bene, Gabriele, al di là con prodotto Fuji o no, perché cioè, diciamo workshop per Fujifilm cioè, non è un problema, no? Cioè, però, magari un giorno possiamo anche fare con te un workshop con prodotto Fuji, ma a noi interessa di più, cioè, grazie a te che hai accettato di fare workshop di diciamo workshop fatto da un vero professionista, fotoreporter di teatro, cioè, no? Di luogo di guerra, cioè proprio come approcciarsi con la gente e come prepararsi, come anche studiare approfondito, studio della storia, del costume e del progetto. No? Sì. E questo è un tema piuttosto interessante, è un tema che è difficile affrontare e per una, diciamo, un appassionato è molto difficile. E quindi sicuramente lo faremo, ti ringraziamo tantissimo. Molto disponibile. Sì. Poi faccio un po' di pubblicità, tu continua a riprendere e lui. X-Pro2 in questo momento abbiamo cashback di 100 euro, mentre questo obiettivo 23 mm, ce ne sono tantissimi obiettivi, e che è in corso cashback. E quindi facciamo la bella pubblicità e fate un bel regalo di Natale da NOC, che siamo ufficiale rivenditore della Fujifilm. E attenzione, non comprate da chi non ha autorizzato, che non avrete opportunità di cashback. Vabbè, l'ho fatto approfittato, vabbè. Grazie Gabriele. Grazie a te, grazie. Ciao.